Gonzalo! Parliamo. Rispetto al conto, perché è vero che è costato tanto, ma non solo la Juventus li ha già ripresi, che sta andando in finale Champions League, ma soprattutto sono ammortizzati dai gol, dalle prestazioni, da come è alzato il... Che è successo? Bello il blasone europeo di questa squadra, e anche delle magliette, che spergia da... Scusa, non sto quasi lì. Merchandise, però sono un giocatore fenomenale e che viene a prendersi collettivamente quello che già aveva preso anche in altre piazze a livello individuale. È uno dei più importanti a livello di gamba, di tecnica di questa squadra. Ma sì, perché lui è uno di quelli, l'ha citato anche Daniele Adani durante la telecronaca, uno di quelli che consente ad Allegri di... Alessandro! Il giocatore con Lucrossi è uscito di questa carriera. Il giocatore con Lucrossi è uscito. Dopo si è fatto male, è rientrato la Juve. Questo Mattiellino! Borzagli the wall! Dodicesimo trofeo vinto con la maglia in bianconina. Bianconina. Al di là degli ultimi periodi, è un classe 81, quindi quello più giovanissimo, sempre stato indicato come il vero calciatore. Borzaglione ha vinto tutte le partite tornate allo stadium in questa serie A. Manzo che Super Mario. Siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi, grande Mario. Nella posizione e nell'interpretazione, perché Mandžukić andava a giocare vicino al proprio terzino, Alessandro Samoa, spesso, e correndo dietro il terzino avversario, questa è la grande forza. Ha vinto tutte le 22 gare e si è anche assegnato, porto fortuna. L'altro Super Mario, Lemina. Bonni, grande Bonni. Lui fa il difensore da centrocampista, va sulle letture, va sulla posizione, va sulle giocate a volte. Il piccolino, il piccolo Matteo, che è tifoso del Torino, però per oggi ti fa Juve pure lui, perché i campioni d'Italia siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi. Perché qui Fabiani c'è proprio Filippo Bonucci. Sesto scudetto di fila per Bonni, sempre con noi. Ed ecco Marco Piazza, grande Marco. Che ha lo stesso numero di Padovini e il talisman, che portava fortuna, porta fortuna anche lui. Tre gare giocate e tre vittorie. Paolino Dybala. Paolino, che gol ha fatto Paolino? Che punizione Paolino! L'attaccante con i piedi di Pirlo. Tutti di voi guardateli. Siamo. Eccola la coppa. Arrivano delle giocate meno imprevedibili e ha meno possibilità di trovarsi in condizione migliore per segnare. Quindi quando c'è Dybala, i questi arrivano meglio, e anche questo è un segnale. Oh, ragazzi, tutti a fare il tipo. What was Samoa? Punto scudetto vinto con la mano della Juve. Siamo noi. E il pazzo Dani Alves, due gol e due assist. Ciao bimbi, Dani Alves, lì. Andiamo a contare, vi invito anche i nostri amici
ventesimo titolo vinto tra club nazionali. Grande Dani Alves. Poi ti ripeto, ingegniamoci, cerchiamo, abbiamo Olani, sei grande. Danielino Rugani, l'ho visto poco purtroppo in questa stagione, ora si è anche infortunato e spero di vederlo di più la prossima stagione, perché è un ragazzo che merita, è un talento. Neto, il protagonista della Coppa Italia, terza Coppa Italia consecutiva, ragazzi. Stefan, trenino svizzero, Lichtsteiner, 200 più partite con la maglia di Juve. Stefano Sturaro, Stefanone, 20 presenze. E il generale Thomas Rincon. Che assist a Cocone. Thomas Rincon arrivato nel mercato di gennaio. Andare a vedere se non l'avete visto. Oggi sono messi a tiragli le punizioni di Valle della Juventus, uno che si diverte molto perché nei pre-partita l'abbiamo visto anche oggi, sono messi a tiragli le punizioni di Bala, Pjanic, Dabori, Higuain e Bonucci. Abbiamo visto Dani Alves parlare con Audero, terzo portiere della Juve, sul palo. Esatto, è così, stiamo continuando. Ken, sei tu, fantastico guerriero, anche lui. Tenetelo l'occhio questo giocatore, che vedi il futuro. Gli dà uscire un bomber, ve lo dico io di qua. Il mister, no Max, sei un grande. Quarto scudetto in carriera, 3 con 1 col Milan. Allegri! Sempre più Allegri, certo ragazzi. Non lo fa in carriera, non lo fa in carriera. Ecco i nostri eroi. Gonzalo finalmente ha capito cosa vuol dire vincere. Ed eccolo, Gigio, capitano Buffon, Gigione. Gigione mio, Gigione. Gigione. Madonna mia. Il portiere con più scudetti nella storia della Serie A. Record su record, ma ci siamo. Guarda che sto registrando il video in televisione e stanno facendo vedere le stesse immagini. Mi dispiace non poterle farle vedere. Gianluigi Buffon, secondo tre portieri di questo campionato. Sempre. E diamoglielo sto pallone duro. Basta con questi pezzi, non hanno. L'ha detto in microfono, è davvero quello che ha messo le mani su questi trofei. Ha fatto la faccia con di senso. Guardate quadrato, guardatelo quadrato. Adesso mette anche le mani sul trofeo di oggi, quello che sta per sollevare. Ed eccola la Coppa Scudetto, che bella. Con le mani sui giocatori, con il grande Gonzalo. Paolino. Siamo noi, siamo noi. I campioni dell'Italia siamo noi. Stessa batteremo, lo batteremo ancora, io voglio arrivare a 10, a 10, a 10, a 10. Siamo noi, i campioni dell'Italia, siamo noi. Bene amici, avete visto questo breve video che ho fatto vedere. Riusciamo, ecco qua, e anche quest'anno lo scudetto è vinto, è il sesto scudetto consecutivo, un bel record, e sono strafelice, terza Coppa Italia. Adesso siamo concentrati a Cardiff, a Cardiff, a Cardiff. Vedete che a Bologna possiamo andare a giocare anche con la primavera,
Tanto ci interessa solo Cardiff adesso, Cardiff, Cardiff, Cardiff. Quindi speriamo bene. Fine video. Cambiamo letteralmente registro per spendere una parola per un campione che ho appena saputo che non ce l'ha fatta, e Nicky Hagen. Campione di motociclismo, prima MotoGP, adesso faceva la Superbike. Incredibile come non sia morto in pista, toccava i 300 km/h, è caduto tante volte, è morto con la bicicletta sulla strada, nel Rimini. E vabbè, la vita è così, succede. Purtroppo è un ragazzo di 36 anni, dispiace sempre. Adesso lasciamo il tipo di Valentino della Ducati, dai, ma lasciamo perdere. Era uno dei tanti eroi del mondo, perché sono eroi del motociclismo, ci ha fatto divertire anche lui, ci ha regalato emozioni, quindi ci mancherà tanto anche Aide, ci mancherai tanto. Quindi vorrei chiudere questo video con un saluto particolare per Nicky Hayden. Quindi, ciao Nicky. Naturalmente iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, scrivete un commento qui sotto se volete commentare anche voi la vittoria dello scudetto, o se volete anche lasciare un messaggio per Nicky Hayden. Perché no, penserò personalmente a fare copia e incolla sulla pagina ufficiale Facebook di Nicky Hayden. Andate voi stessi a lasciare un pensiero. È difficile pulire e scherzare quando senti certe notizie. Premete la campanella, tenete attivata la campanella per non perdervi neanche un video. Che dire? Condividete, condividete, condividete. Ah, e non dimenticate sempre il fatto iscritto di Cambi. Se avete un canale, dove sta? Avete un canale, scrivete qua sotto iscritto di Cambi. Io mi iscriverò al vostro canale, come ho già fatto con tanti di voi che possono testimoniare. Quindi, vi lascio un saluto e un arrivederci al prossimo video. E ancora... Ciao, Maria.